Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Oggi mi vedete all'inizio di questo nuovo vlog col mio sfondo alle spalle perché letteralmente sto correndo perché come vi avevo anticipato nel video precedente, oggi vado a sistemare i capelli, devo andare da Nico e come dico sempre, poi se arrivo in ritardo Nico mi sgrida. No, in realtà devo darmi una mossa perché insomma si sa che quando si va dal parrucchiere ci vuole tempo, le cose vanno fatte bene con calma. Sto facendo un po' di skincare, volevo iniziare questa mattinata con voi, in realtà mi sono già vestita e ho già fatto colazione. Non vado a truccarmi perché poi come andrò a fare i capelli tra insomma shampoo, risciacquo, proprio marito, figli, le valigie, corri e li porti a scuola. Andrò magari a rovinare il make up, quindi lo realizzo più tardi. Sto applicando un po' di acido ialuronico, adesso vado con il mio Sierra Niacinamide. Questo di Yepoda che mi avete chiesto cosa ne pensassi, io lo amo, lo adoro perché è un siero perfezionatore ma allo stesso tempo è molto compatibile anche con le pelli più secche e sensibili perché contenendo all'interno dei probiotici va a mantenere la pelle idratata. Allora, io quando sono di fretta non capisco più nulla. Vado a mettere il contorno occhi, questo è il contorno occhi, quello di First Aid. L'ho mostrato anche in un reel, si chiama Hey Duty Niacinamide Brightening Cream e come vedete è colorato, leggermente pescato, è già dal video. Anche se non c'è una grandissima luce, si vede benissimo come vada a contrastare l'occhiaia. Dopodiché vado con questo. Sto facendo casino. Che è un siero di Eteria. Ha un potere sulla pelle levigante, illuminante, va proprio ad uniformarla, che è magico. Vado poi con la crema, quella all'amica di Yepoda. Poi non so se mettere la protezione solare in realtà, ma penso che quello step al momento lo skipperò perché fuori sta piovendo e il cielo è completamente coperto. Oggi è proprio il primo giorno d'autunno e vi mostro comunque la crema solare che stavo andando ad utilizzare. Questa è della Ultra Sun con SPF 50+. È una crema che consiglio a pelli ormai non più giovanissime che hanno bisogno di idratazione oppure chi come me ha la pelle da normale a secca. Su pelli miste o grasse secondo me non funziona bene, però è bella perché è anche anti-inquinamento e difesa sia per raggi UVA che UVB. Vado ad applicare il Lip Plumper di We Makeup che mi tiene le labbra idratate e va a rimpolparle e direi anche che ci siamo, andiamo. 2 hours later. Eccomi arrivata finalmente amici e sono con il sole e unico e inimitabile Bambola signora Silvana. Bambola Tarra, amica. Cosa c'è da dire al tuo pubblico che è là dentro? Amici, stiamo... Guarda. Che pancherò. Lo slancio proprio, una pallavolista. Incinta. Mi sento Paola Turani. Ok, io. Oggi siamo qui entrambi per fare qualcosa di... Speriamo che sia veramente molto figo. Non lo so, tu che dici? Cosa ne verrà fuori da tutto ciò? Amo, secondo me è pazzesca. Speriamo di avere il fascino di una tedesca, oppure sarà una prugna secca. Una... Comunque mi è venuta un'idea, dopo, nel mentre che Nico prepara il tutto, vorrei farvi vedere delle foto dei miei vecchi colori. Cioè io non ho fatto grandi cose per quanto riguarda i capelli nella mia vita, ma voglio farvi vedere dei lavori che insomma ho fatto nei capelli in precedenza e anche dei tagli perché voglio assolutamente sapere che cosa ne pensa. È una cagata pazzesca! Quindi adesso ci mettiamo all'opera anche perché nel suo canale troverete il video completo della trasformazione e poi niente, in questo vlog ci faremo soltanto 4 risate. Vieni qua! Dai! No, mi vergogno, mamma! Ma cosa ti vergogni? Mamma, mi vergogno, che ma sei per... una fata di Alfea! Sì, se tu lo vuoi, tu lo sarai! Che sporca, c'è cioè, una fata non ti è lavata! A parte che sono lucida,
Ma meglio, tu che la pelle secca nel deserto. Iniziamo. Allora amici, noi siamo quasi verso la fine, cosa ne pensi? Sei esaltata? Allora amiche, io sono super contenta, però sono sempre, quando facciamo le trasformazioni, questa è una, io spero di non essermi sporca, è una cosa che succede sempre, io sono sempre in ansia perché ho paura che il risultato venga, cioè che non piaccia ad Ambra, capito? Quindi io sono in ansia perché dico, ok, magari sei una merda, tipo... Diventando rossa, ma ti sta venendo l'ansia veramente, no, non è vero. Sempre. Io te lo dico sempre che sei bravissima, se non mi fidassi... Ma io infatti, ma io invece non credo in me, quindi ogni cosa che faccio la faccio, poi dico, ok, dai, potrebbe uscire uno schifo, quindi io le preparo sempre così. Guarda, amo, potrebbe uscire uno schifo, non vediamo vero, come va in corso d'opera. Non è vero, dovete sapere che io sono l'incoraggiatrice personale di Nico, perché è vero, lui dovrebbe credere di più se stesso, perché ne ha tutte le capacità. E quindi io mi occupo di crescita personale con Nico, sono la tua guru. Io intanto che mi sto smacchiando perché non voglio macchiare le mie unghiette che pian piano stanno crescendo, domani devo andare a farle. Porca miseria, ho macchiato l'unghietta. Io lo sai che mi sa macchiato una mano, guarda che... Ah, ma non lo puoi dire il colore! Beh amiche, abbiamo finito con i capelli di Ambra, io sono qua, sembra che sono nello scantinato di nonna. E quindi, amiche, 3, 2, 1... Ta-da! Amiche, ma quanto sta bene in questa versione così? Li adoro, mi piacciono tantissimo e voi non immaginate neanche da quanto tempo io volessi un colore. Ma ti piace in questa versione? Molto, molto. Io mi ci vado meglio che così. Poi, che poi Ambra voleva in teoria l'idea iniziale era quella, sì, di scurire qua tutta questa parte scura, fare solo le lunghezze, ma secondo me è meglio così perché dà molto più luce davanti. Cioè sono bellissimi, cioè poi questo colore è proprio... E ora amica, bello, è l'una e 10. È il momento di mangiare! Mangiare, la parte più bella. Esatto. 2 hours later. Noi adesso andiamo a truccarci perché... Cosa facciamo? Non le registriamo, eh? Delle belle reaction dopo questa trasformazione. Ma odore di... Sai cosa mi ricorda? Nico sta provando questo della W7, io l'ho applicata anche oggi. A me sta piacendo tantissimo, ma l'odore, l'ho detto, non Sai è... cosa che mi ricorda? Allora, hai presente lo sciroppo rosa in granuli? Quello che ci davano da bambine? Lo sciroppo, quello però antibiotico era rosa e aveva tutti i granulini all'interno. Sì, ha una puzza di medicina. Ha lo stesso odore che a me viene il vomito. Perché? Perché me lo facevano bere a forza e mi faceva schifo. Noi ora velocizziamo il tutto, che altrimenti qua la finiamo domani mattina. Qui, amici, Nico mi ha fatto un cambio look con questa acconciatura bellissima, mi piace tantissimo. Il codino alto, ma poi quanto sono fighi questi... Io pazza! Noi stiamo registrando degli altri video che vedrete online poi nei prossimi giorni, sia sul mio canale che sul canale di Nico. E Nico infatti ora sta cercando... Sì, amo, che bella nella tua fotocamera, se lo faccio io grigio, esco come sempre. Dovete sapere che il mio iPhone, a parte essere rotto qua... Hai una spada laser! Sì, lascia perdere, poi verde. È perché, non so perché mi fa apparire sempre grigio. E con te i colori sono ottimali. Amica, ma guardate che skin. Guarda che glow. Allora amici, Luca si è affacciato di casa e l'ho mandato via perché devo fargli il reveal dei capelli e non voglio che li veda. Gli ho fatto tipo vai via e lui è corso dentro. Adesso vediamo cosa ne pensa, perché lui era rimasto che io volessi farmi i capelli tutti scuri, quindi sono troppo curiosa, non me ne affacciato, di vedere cosa ne pensa. Sto filmando. Ciao. Guarda. Ah. Ma lo vedi amore il colore? È tornata la mia panterona. Che ne...
Finalmente, era ora. Cioè, sono troppo belli. Sono bellissimi. Cioè, quanto sono pink. Beh, amici, che dire, io sono felicissima. Nico ha fatto un lavoro splendido. Come sempre è bravissima, c'è la mia fiducia. Andate a seguirlo, vi lascio i suoi riferimenti ovviamente giù in info box. Io direi che per questo vlog di oggi è tutto. Mi raccomando, per supportarmi lasciate un like e iscrivetevi. Vi aspetto anche su Instagram e TikTok, dove mi trovate come Ambra Jazz Makeup. E con questo super sorriso io vi saluto, vi mando un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video. See you soon.